Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E in questo video cosa abbiamo fatto? Già dovreste sentirlo. Abbiamo tolto il DB Killer. Sentiamo un po'. Beh, direi che suona bene. E ora lo andiamo a provare. Come scoppia, cazzo, mamma mia. Ho messo il piede sull'erba bagnata e c'ho la pedana umida. Sentite che sound, ragazzi, senza DB Killer. Io l'avevo detto che era strozzato sto scarico con quel DB Killer. Sentite con questo come va? Ma stiamo scherzando? Mamma mia! Porca troia! Mamma mia, raga, comunque, cioè, che sound! Cioè, stiamo scherzando, cioè, ma che roba! Una bottiglietta di Coca-Cola in mezzo alla strada. Quanto ci abbiamo? 2,40. Poi mi tocca vedere pure adesso i consumi come sono diventati, perché prima con un pieno facevo circa 260 km e mi iniziava a segnare la riserva, che so, 2,5 litri in teoria, quindi 2,5 litri so 20, 40, 50 km circa. Oh, devo vedere adesso così come è cambiato. Ieri ho messo una ventina di euro, quindi non è che posso fare adesso. Scoppia, madonna ragazzi, e non c'ho il cambio elettronico. Questo qui col cambio elettronico diventa una mitraglia. Pulizia, intanto è passata. Se passiamo la pulizia, beh, direi che il sound è promosso, che dite? Direi proprio di sì. Madonna, come si alza, porco due! Ma chi è? Oh! Porco dinci, raga! Cioè, se sbizzarrisce proprio, poi senti l'anteriore e comincia a fare... Thank you.
bello. Che cazzo mi sei spiaccicato, mo? C'ho la GoPro che è piena di moscerini. Tocca dargli una pulita fatta bene, poi pure l'attacchi, tutto, è tutto pieno di moscerini. Attenzione, abbiamo una 600 che guida il gruppo. Non so se lasciare l'attacco della GoPro così come sta adesso, sia che va verso l'alto, oppure se mandarla verso il basso in modo tale che prende più, perché così prende, diciamo, da così prende. Se invece la metto sotto prende per quasi dritto, lo prende, quindi prende un po' tutto il manubrio. Fatemi sapere nei commenti come preferite l'impostazione della GoPro. Per rendervi l'idea, la differenza, diciamo, che c'è stata da i video precedenti a quelli delle Dolomiti, quindi là avevo l'impostazione in cui la GoPro era messa al contrario e in basso, mentre i video che ho girato sulle Dolomiti e forse anche qualcuno prima delle Dolomiti, la GoPro era in alto e messa dritta. Quindi fatemi sapere come preferite l'inquadratura, se come, diciamo, i primi video che ho caricato o adesso. Mamma mia! Ragazzi, tanto ormai la strada è praticamente finita. Anche per questo video è tutto. Spero che abbiate apprezzato il sound di questo Roz Italia. Ecco, e mi si è spenta la moto. E per questo video è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!